conclude la stagione della prima squadra della Fenice Venezia Mestre, si conclude con un lieto fine. La salvezza arrivata ai playout per i lagunari consentirà di giocare nuovamente la Serie A2 l'anno prossimo. Un commento su queste folli settimane finali con mister Luigi Pagana. Sì, è stata una stagione molto difficile, abbiamo faticato tanto a trovare gli equilibri giusti. Fortunatamente proprio nel rush finale siamo riusciti a ricompattarci, a ritrovare la giusta mentalità, siamo riusciti a fare due buoni risultati, soprattutto il primo in trasferta secondo me è stato determinante poi per la salvezza, perché a Buldo con Lucrezia ci avevamo già perso andata e ritorno e non era una partita semplice, insomma in casa loro il campo è particolare, invece siamo stati bravi e quello ci ha dato lo slancio per poi affrontare il Milano nel miglior modo possibile. Edo, che settimane sono state, e se ti vuoi concentrare proprio sulla gara di Lucrezia, perché come ha detto il mister, una doppia sconfitta in regular season, un campo particolare ed una squadra molto quadrata, non era per niente una partita facile. No, non era una partita facile, e comunque le due partite durante la regular season comunque sono state determinate da errori che l'ultima partita non abbiamo commesso, insomma sono stati molto, molto più dinamici rispetto alle prime due uscite e si è visto il risultato. Io, Edo, comincio a chiedere a te questa cosa, poi lo chiederò anche al mister. Vi siete sentiti messi alle corde e quindi da là siete riusciti a tirare fuori qualcosa in più? Cioè, l'essere arrivati all'ultima spiaggia disponibile, cos'è significato per voi? No, ma non è stato un discorso di essere messi alle corde, quindi personalmente non è mai stato così. Io partita dopo partita cerco di dare sempre il massimo e alcune volte ci riusciamo, altre no. Come ha detto il mister, questa stagione ci sono marcati un po' gli equilibri che da 10 anni a questa parte in prima squadra ho sempre visto e questo è stato determinante per la stagione. E poi dopo ovviamente quando si tratta di giocare partite da dentro fuori la voglia di giocarle e la determinazione ovviamente aumentano, però non è un discorso di essere messi la corda che siamo riusciti a fare quello step in più, ecco. Mister, che cosa hai visto di diverso nei tuoi ragazzi, se hai visto qualcosa di diverso nei tuoi ragazzi nelle ultime settimane? Guarda, si sono un po' ricompattati perché ti dico, le corde siamo stati tutto l'anno, se proprio dobbiamo dire, nel senso che ogni partita cercavamo di trovare i nostri equilibri, cercavamo, gli allenamenti sono stati sempre buoni di questa squadra qui, però poi in partita veniva sempre a mancare qualcosina, e invece nelle ultime due partite siamo riusciti veramente a trovare un ottimo equilibrio, tant'è che sia col Bulldogs dove abbiamo vinto di uno fuori casa, che col Milano che addirittura siamo andati supplementari soffrendo il portiere in movimento non poco, siamo comunque riusciti durante la gara a ritrovare delle soluzioni che poi ci hanno permesso di vincere la gara. Questo molto spesso prima non succedeva durante la stagione regolare e invece in queste due partite è successo. E questo ha determinato poi tanto risultati, perché non è solo una questione di qualità, il gruppo deve lavorare bene, non sempre riusciva a trovare queste soluzioni. Mister, che Milano hai ritrovato rispetto a quella dell'anno scorso affrontata nel girone? Una squadra diversa, ma che comunque l'anno scorso è arrivata una vittoria e una sconfitta in regular season. Che squadra hai trovato quest'anno? Ma io ho trovato la stessa squadra un po' indebolita dalle partenze di alcuni giocatori. Infatti se vai a analizzare la partita, non c'è mai stata partita finché non si è messo portiere in movimento. Ovviamente una squadra così ridotta nell'organico durante la stagione regolare sicuramente ha utilizzato molto il portiere in movimento ed è migliorata molto sotto quell'aspetto.
noi probabilmente non siamo stati preparati per quel tipo di attacco. Inizialmente abbiamo sofferto, poi fortunatamente abbiamo trovato delle soluzioni che ci hanno portato in fondo alla gara vittoriosi. Edo, la gara con Milano può rispecchiare un po' quella di Gubbio delle ultime settimane, cioè la difficoltà nell'andare a gestire un risultato di vantaggio? Sì, erano due partite totalmente diverse perché comunque, anzi, non totalmente diverse perché comunque anche il Gubbio usava molto il portiere in movimento. A livello secondo me di dinamicità di gioco, di concretezza sotto porta, è stata molto più bella e interessante la partita quello contro il Milano che contro il Bulldog, anche grazie al campo, perché comunque il Bulldog gioca su un campo molto, molto piccolo di dimensioni e quindi no, non è semplice, ecco. Mister, la stessa domanda. Questa squadra, se deve andare a 1000 all'ora, è una squadra. Se deve andare a 100, è un'altra. Ma no, non è così. Non è così. È che probabilmente eravamo un po' corti nell'organico e non sempre riesci a gestire la partita con certi ritmi per intero. Questo ci condizionava un pochettino nei secondi tempi e dopo mancava un pochettino la determinazione di portare a casa comunque il risultato, nonostante che non c'era più quella lucidità iniziale, ecco. Sai, sono cose che si formano con i risultati questi. Se la stagione va bene, è molto più facile rimanere in gioco fino in fondo. Se la stagione va male, vanno male due o tre risultati, dopo ti ritrovi in Serie B, è sempre difficile avere sicurezza nel gioco, riuscire a essere stabili. Questo ci è mancato, un po' di stabilità legata ai risultati, secondo me. Mister, prima di tornare sul campo e appunto sui numeri e sui risultati, io credo che le polemiche lasciano sempre il tempo che trovano. Però quest'anno la Fenice può avere qualcosa a livello di attenuanti. Mi riferisco innanzitutto al non aver giocato per un mese e mezzo a Pasqua e un comunicato che il giorno prima della partita di Prato vi mette in una condizione totalmente diversa. Beh, sì, saremmo retrocessi altrimenti. Quindi completamente diversa. No, ma non è un'attenuante questa. Questa è stata una cosa che praticamente ci ha salvato. Non è che stiamo a dire cose strane. Nel senso che il fatto di non aver giocato per 40 giorni sicuramente non è stata la cosa positiva. Però non siamo rientrati così male perché col Gubbio abbiamo fatto una solida buona gara nel primo tempo, e nel secondo tempo abbiamo gestito troppo e ci siamo ritrovati a essere recuperati. Col Prato uguale, stavamo vincendo e poi dopo in un attimo abbiamo buttato via tutto. È sempre legata alla stessa situazione che c'era prima della sosta, alla fine. Un po' di stabilità e poco equilibrio, per cui all'improvviso dal vincere una partita ti ritrovi a perderla, ecco. E il fatto di aver avuto il comunicato all'ultimo sicuramente non è una cosa positiva in generale, perché comunque sono degli ideali, insomma, le regole devono essere fissate all'inizio e devono essere chiare, insomma. Penso sia stato giusto fare questo tipo di comunicato, perché non sarebbe stato giusto che nel girone nostro ci fossero più retrocessioni di quelle che erano stabilite, però magari andava fatto prima, o comunque andava chiarito prima, ecco, non all'ultima giornata. Sono d'accordissimo, mister. Troppi cambi di regolamento in corsa durante la stagione. Esatto. Edo, giocare in quel palafranchetti comunque caldo, pieno, avete avuto la sensazione di giocare con una persona in più? Assolutamente, assolutamente. Infatti ringrazio tutte le persone che sono venute a sostenerci. E diciamo che dopo 2 anni di
pandemia, vedere sempre il palazzetto con 20 persone, 30 persone. Adesso l'ultima partita, vederlo pieno, è bello e ti dà tanta più forza, più carica. Mister, torno da lei e le faccio un discorso di numeri. Li confrontavo un po', però i numeri hanno sempre bisogno di un'interpretazione, di una spiegazione concreta, perché sennò sono inutili. L'anno scorso era un altro girone, ma la Fenice subiva sostanzialmente gli stessi gol, 81 l'anno scorso, 82 quest'anno, però ci sono 14 gol in meno, 61 l'anno scorso, 47 quest'anno. Sono differenze, secondo me, non così determinanti, diciamo. Dico, sicuramente è mancata un pochettino la quantità dei giocatori, perché tra gli infortuni e qualche altra cosa, tante partite le abbiamo giocate con ragazzi giovani. Aver giocato tante partite con ragazzi giovani non ti permette, ovviamente, di imporre il tuo gioco, di fare partite, capito, in cui magari fai qualche gol in più. Quindi quello è un dato che può essere tranquillamente determinato da questo. Dopo la stagione, secondo me quest'anno in Serie 2 aveva qualcosina in più, qualcosina, ma Sono non aveva d'accordo. qualcosina. Anche Nella perché parte media, perché nella parte alta forse c'era qualcosina in più l'altro anno. sì, anche guardando gli stessi numeri e le stesse squadre, Arzignano all'84, Nervesa, i percorsi che poi hanno fatto, mi viene da dire assolutamente la stessa cosa. Edo, tu sei stato il capocannoniere di questa squadra, sei arrivato in doppia cifra e non vorrei sbagliarmi, ma è la prima volta che arrivi in doppia cifra in Serie A2, quindi cosa ha Sì. significato per te? No, sono contento di aver dato un contributo nelle partite, ma era interessante salvarci, poter fare un campionato tranquillo e non ci siamo riusciti a farlo, però comunque l'obiettivo è rimasto. Eravamo saldi su quel principio là di portare a casa questo traguardo e ci siamo riusciti, dai. L'importante è quello. Hai sentito più pressione quest'anno? No, assolutamente. Io non sento la pressione, ma me la metto io personalmente, quindi sono molto, molto esigente da me stesso, ecco. Quindi no. Mister, io vorrei fare un passaggio anche sull'Under 19 perché mi sembra doveroso, dopo la qualificazione alle Final Four Scudetto, dopo la vittoria contro l'Italservice Pesaro, si dice sempre che è bello arrivare a giocare questo tipo di partite, no? Però bisogna arrivarci e la Fenice, volente o nolente, ci arriva quasi sempre. Questo è il dato interessante per noi, riuscire a essere sempre lì, riuscire sempre, nonostante le annate, ad essere sempre competitivi. Addirittura quest'anno siamo gli unici che sono arrivati nella Final Four di quelli che erano arrivati nella Final Eight. Quindi vuol dire che abbiamo una certa stabilità, una certa continuità, riusciamo a dare, e questo è un segno di maturità dei nostri ragazzi, che non hanno gli sbalzi come di solito succede con i giovani, ma hanno già una stabilità maggiore, vuol dire che sono ragazzi che hanno conosciuto questo sport già da un po' e lo sanno usare, insomma, via. Mister, io le chiedo, la semifinale si giocherà all'Emilia-Romagna Arena, voi ci avete già giocato e sarà di nuovo contro una squadra laziale, no? Sembra un po' che il Lazio sia parte nel suo destino, ovviamente, ma anche in quello della Fenice, perché nelle ultime final c'è sempre stato qualcosa con una squadra laziale. Roma, History, Ariccia. Pensa che io non ci ho mai giocato, perché ero sempre assente per malattia, sia quest'anno che gli altri anni, quindi per me è una novità, dai. Quindi speriamo che sia questa la chiave di volta, anche se insomma le altre volte sono stato
sostituito in modo eccellente da Gabriele, voglio dire, non è che sto qui a recriminare, però insomma speriamo che sia io il portafortuna della squadra. Sì, assolutamente. Mister, per chiudere la stagione della prima squadra e magari dare uno sguardo avanti, lei che cosa si prospetta a grandi linee per il futuro a breve e medio termine della squadra? La Fenice è un percorso un po' segnato, non è che ormai sono anni che cerchiamo di far crescere i ragazzi facendogli giocare la massima categoria possibile, quindi il prossimo anno faremo altrettanto, cercheremo di prendere una buona quantità di giocatori esperti e la stessa quantità di giocatori giovani che dovranno crescere nella categoria. Già quest'anno abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, il prossimo anno dovranno iniziare a dare un contributo maggiore quelli che quest'anno hanno esordito. Oltre Edo, ovviamente a cercare di prego, prego, mister. fare un mercato adeguato alle nostre necessità. Sì, anche perché poi io non le chiedo niente riguardo alla riforma, mister. L'ho già fatto e per voi non cambia niente, quindi è anche inutile perdere tempo sull'argomento. Edo, vengo da te e ti chiedo un commento sui tuoi compagni che giocheranno la Finals Under 19, come li hai visti in queste settimane, o meglio, in questa settimana che si sono potuti concentrare appieno sull'appuntamento, visto che prima c'era la concomitanza, prima squadra Under 19. Ah, ma guarda, io ti parlo già da inizio stagione, sono ragazzi che comunque si impegnano sempre. Noi guardiamo molto a livello di impegno dei ragazzi più giovani e loro veramente sono veramente bravi, si impegnano tutti i giorni, vengono sempre ad allenamento e hanno molta, molta qualità. E quindi spero vivamente che riescano nell'impresa che a noi è sfuggita. Che differenze vedi tra quella che era la tua annata Under 19 e questa annata Under 19? Ma guarda, ti dico poche in realtà, perché comunque il gruppo è affiatato e anche noi avevamo un bel gruppo. E qualità, noi avevamo qualità, loro hanno qualità, quindi sono veramente poche le differenze in realtà. Ma lo stile è un po' stile Fenice, ecco. Edo, come affronterai l'off season? Cosa ti prospetti di fare quest'estate, anche al di fuori dal campo? Beh, guarda, a luglio mi laureo, quindi adesso sono in preparazione di tesi e quant'altro, quindi ho la mente focalizzata lì adesso e dopo si vedrà, dopo vedremo cosa fare. Io vi ringrazio tanto per essere stati protagonisti di questa intervista di chiusura. Grazie, Mister Pagana, ma con te ci ritroveremo per commentare poi il finale dell'Under 19. Grazie a te, grazie di tutto. Edo, grazie. Grazie a te Lorenzo, grazie E complimenti per questo incredibile risultato perché non era facile. Bisognava vincere due finali e lo avete fatto, complimentissimi. Grazie mille. Grazie.